Margherita Miotto è parlamentare del Partito Democratico e fa parte della Commissione Affari Sociali. Iniziamo parlando di sanità, perché nella legge di stabilità che è stata approvata qualche mese fa c'è questo finanziamento per questo farmaco che curerebbe l'epatite C, una vicenda che in Italia purtroppo interessa migliaia e migliaia di cittadini. Che cosa manca ancora? Sì, in effetti è stata un'innovazione importantissima introdotta con la legge di stabilità. Le attese da parte di circa 1 milione di malati di epatite C, sono riposte su un farmaco che ha effetti davvero efficacissimi, fino ad arrivare alla guarigione completa in taluni casi. C'è un problema però, il costo. La terapia costa ora 37.000 euro. Significa che servirebbero alcune decine di miliardi per poter fare accedere a tutti i pazienti, perché tutti i pazienti avrebbero diritto di accedere a questo farmaco, servirebbero molti molti soldi che oggi non ci sono. E qui nasce il problema. Come pensate di risolvere questa questione, Miotto? Io penso che, avendo già verificato che il farmaco è efficace e che ci sono tutti i paesi evoluti nel mondo che intendono acquisire giustamente questo farmaco per curare i propri pazienti, è necessario che il governo parli con i produttori e contratti un prezzo congruo, perché sarebbe davvero inaccettabile che sulla malattia di centinaia di migliaia di pazienti si facesse semplicemente lucro. In Toscana che cosa è accaduto in particolare su questa vicenda? Il presidente della regione Toscana ha fatto un bando di gara che purtroppo è andato deserto ai primi di giugno, ma ora lo ha riproposto, per acquisire il farmaco ad un prezzo di circa 3.300 euro, quindi il 10% di quanto noi lo paghiamo dopo la contrattazione con AIFA. Ecco, io penso che questa strada possa essere seguita da tutte le regioni, perché tutte le regioni, tutti i presidenti di regione hanno a che fare con decine di migliaia di pazienti che chiedono semplicemente di poter acquisire il farmaco. Allora, ci auguriamo che questo appello venga accolto anche dalle altre regioni. Margherita Miotto, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a lui.